Buon pomeriggio a tutti, mi sentite? Si sente? Sì, grazie. Benvenuti a questa diretta. È il secondo appuntamento del 2021, siamo partiti molto bene il 12 con eh, la felicità in azienda, un evento molto partecipato, anche oggi avremo una buona partecipazione al 95% di sesso femminile, visto il tema. Eh, per cui ringrazio Mariana Del Bello, portatrice sempre di belle novità per noi. Eh, collaboriamo da anni e ogni tanto ci propone qualche tema di, di attualità. Eh, parleremo di donne, lo faremo un po' in punta di piedi, un tema eh, delicato, dove comunque abbiamo due, due specialiste. Eh, abbiamo detto Mariana Del Bello, una formatrice, una career coach. Lavora nella formazione manageriale di una banca molto conosciuta, è una trainer certificata di intelligenza emotiva e a proposito del tema di stasera, lo leggo perché eh, altrimenti lo dimentico, è mentor di eh, PW, PWN, un'associazione internazionale indipendente di donne orientate alla carriera che hanno lo scopo di promuovere un vero cambiamento culturale all'interno di aziende ed organizzazioni. Magari Marianna nel corso della, del pomeriggio farà un approfondimento di, di, su questo tema, su questa associazione. Poi abbiamo un grandissimo ritorno che è quello di Maria Chiara Tamo, che è una psicologa del lavoro, psicoterapeuta, mediatrice familiare, si occupa di sviluppo di carriera. Coordinatrice poi di, di percorsi di sviluppo manageriale presso Luis Business School. Eh, tiene un blog chiaratalamo.it che vi invito dopo a, a visitare. Eh, abbiamo un'ora di tempo, cercheremo di stare nei tempi, per cui io non mi dilungo oltre. Eh, passo la parola a Marianna, a te. Grazie Fabio, buonasera a tutti. Saluto Maria Chiara che ci accompagnerà in questo percorso di una oretta. La forza delle donne, come introdurre questo argomento? Sicuramente possiamo fare riferimento all'evento eccezionale della scorsa settimana la nomina del presidente Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, e della sua vicepresidente Kamala Harris, uh, un evento naturalmente importantissimo perché per la prima volta è stata nominata una, una donna, che ha uh, fatto un discorso il, nel novembre eh, precedente e um, felice naturalmente di questa nomina uh, ringraziava tutte le donne che eh, l'hanno preceduta, che eh, come appunto ha detto lei, hanno, hanno tracciato la strada, perché hanno ha superato ostacoli, hanno gestito situazioni difficili e hanno permesso davvero che lei fosse lì, che lei appunto ricoprisse questo incarico. E poi ci ha anche detto che si augura fortemente che non sarà l'ultima e che quindi tante donne avranno poi la possibilità di ricoprire dei, dei ruoli importanti eh, non solo negli Stati Uniti ma ci auguriamo in tutto il mondo. E anche per noi eh, dobbiamo dire è stato così perché eh, tante donne, prima di noi in Italia, hanno ehm, creduto in ideali importanti e quindi hanno lottato affinché eh, affermassimo la nostra unicità e la nostra identità come donne. Eh, abbiamo contribuito sostanzialmente alla costruzione della nostra Repubblica, anche a partire no, dal nostro di, diritto di, di voto, comunque molto recente, perché è del 1946. Ma eh, ognuna di noi presente chiaramente eh, questa eh, sera deve ringraziare chi li ha precedute, le nostre, le nostre nonne, le, le nostre mamme, e, che eh, in un certo qual modo, è vero, hanno combattuto per, per noi. E detto questo, qual è lo scenario in Italia? Partiamo con dei numeri, magari li avete già incrociati leggendo degli articoli. Um, comunque l'occupazione femminile è di un 18% più bassa rispetto a quella, quella maschile. E per quanto riguarda il part-time il 70% appartiene alle donne. E, soltanto, e il 60% di queste donne uh, fa una scelta di part-time che non è una scelta volontaria, cioè il 60%, per il 60% è una scelta involontaria, vuol dire che vorrebbero fare qualcosa di diverso, ma le circostanze in cui vivono, la situazione sociale, la cura della, dei figli, la cura del, della famiglia, degli anziani, non consente loro appunto di ricoprire incarichi. Full time, eh, magari, magari quindi rinunciando ad aspetti della loro professionalità. E eh, i redditi complessivi di fatto rimangono inferiori del 25% rispetto alla popolazione maschile. Quindi eh, questi sono alcuni dei tanti dati che, che leggiamo, eh, appunto, incrociando proprio eh, degli aggiornamenti in tal senso. Se guardiamo al report uh, 2020 um, che riguarda il gender gap, il report globale del World Economic Forum, vediamo che l'Italia è al 76esimo posto rispetto ai 153 paesi in presi in considerazione e perde sei posizioni rispetto al 2018. Vuol dire che la posizione dell'Italia è peggiorata. E quali sono gli indicatori che uh, vengono presi in, co in considerazione per generare questi posizionamenti. Uh, viene uh, presa in considerazione la, uh, chiaramente la partecipazione al mondo del lavoro e le opportunità che ci sono per le donne, la formazione scolastica, um, la responsabilità politica, mh? quindi gli incarichi anche politici ricoperti dalle donne e la salute e il benessere perché poi chiaramente delle scelte anche non consapevoli si ripercuotono anche sul livello proprio di benessere eh, individuale. Ecco, quindi sono eh, dei dati su cui bisogna eh, fortemente focalizzarsi. E certo il lockdown, quindi questa situazione di pandemia che stiamo vivendo, io personalmente sono eh, in smart working dal 25 di febbraio dello scorso anno, lo smart working non ha sostanzialmente eh, nel tempo si è visto non ha agevolato le donne perché se è vero che da una parte c'è stata la possibilità di stare di più con i nostri figli, di stare in famiglia, dall'altra eh, però eh, per il 60% delle donne il carico è stato gestito individualmente, cioè da sole si sono prese carico di quella che era la cura poi della famiglia, no? de, de, dei figli che rimanevano a casa appunto in, uh, in smart schooling, piuttosto che a delle, delle persone Anziane, insomma, tutte le incombenze anche eh, di gestione della casa che eh, è soltanto un 21% a carico eh, della, della popolazione maschile. E eh, per quanto riguarda anche i progetti che appunto sono stati un po' stoppati per tutti, ma anche per le donne, perché ehm, c'è stato appunto eh, rispetto all'iscrizione, eh, ai registri camerali c'è stato un, un decremento del 42%. Quindi, donne che pensavano comunque di iscriversi e quant'altro hanno rinunciato rispetto naturalmente all'anno all precedente. Quindi, questi sono un po' eh, i dati che ehm, ci fanno. Una fotografia di quella che è la situazione esistente e naturalmente eh, le crisi, come si sa, cambiano la storia. Quindi, noi ci auguriamo fortemente che eh, come eh, la pandemia ha innovato certi settori, e, e pensiamo soltanto a, al digitale o altri settori, insomma, importanti. Ehm, speriamo davvero che anche questo rappresenti un acceleratore per le donne che eh, si riesca a modificare proprio la storia, ad accelerare uh, la storia. Possiamo chiederci anche uh, quali sono le cause che hanno generato uh, questa disparità. No? Chiediamoci come mai siamo a questi numeri, come mai la situazione non riesce a migliorare. E allora qui abbiamo la prima domanda per Maria Chiara uh, Talamo, ricordiamo psicologa e psicoterapeuta che eh, ci parla proprio eh, delle cause anche in termini di stereotipi eh, di, di bias che hanno prodotto in parte questa situazione quindi questa è la prima domanda che io faccio a Maria Chiara eccola qua ciao Maria grazie Marianna ciao ti ringrazio ehm, allora partirei dal concetto di stereotipo che identifica in psicologia a già a partire dal 1920 quindi pensiamo veramente una vita fa è stato introdotto in psicologia sociale che è lo studio delle dinamiche dei gruppi eh, per indicare una relazione fra gruppi eh, e un concetto di personalità condiviso all'interno di un gruppo che doveva confrontarsi con un altro gruppo, quindi uomini e donne, piuttosto che italiani, eh, stranieri, eccetera, eccetera, così per fare un esempio proprio basilare, come si potrebbe dire che noi italiani siamo molto gioviali e altri popoli sono più chiusi e così via. Lo stereotipo, anche se ha un'accezione eh, talvolta negativa, in realtà è. Un, um, uno stratagemma che l'essere umano ha messo in piedi per non porsi tutte, volte, tutte le volte delle domande nuove sul proprio apprendimento della realtà, no? per, quindi per semplificarla e condividerla, tant'è vero che lo stereotipo appunto è un modello condiviso. Poi parliamo di pregiudizio, è un'altra cosa perché il pregiudizio è prendere un soggetto di un gruppo mm -hmm. e attribuirgli un giudizio, normalmente il pregiudizio si... Mh, si parla di pregiudizio al negativo. Qual è stato lo stereotipo ehm, sulla donna nel corso del, della storia? Ovviamente è legato al ruolo della donna nella storia, no? quindi semplificando la donna aveva un ruolo diverso da quello dell'uomo e eh, all'uomo è stato attribuito ehm, quello di essere eh, virtuoso. Di essere potente, di essere eh, colui che ha la forza, il coraggio e quindi è proiettato verso il fuori, e la donna di essere colei che era mancante di qualche cosa, quindi più tendente alla rinuncia, più limitata nel fare le cose. Questo però vi motivi anche storici e di ruolo poi che occupavano un tempo l'uomo e la donna nella società. Lo stesso Freud, eh, provenendo da una società patriarcale, gerarchica, ehm, identificava nella donna un mancato uomo, cioè colei a cui manca un pezzo che l'uomo ha. E quindi ehm, per conquistare la completezza, la donna doveva relazionarsi positivamente con l'uomo, nella logica psicoanalitica, per riacquisire quel pezzo mancante di sé. In realtà, eh, secondo la psicologia, abbiamo visto che tutt'oggi, entro i tre anni di vita, i bambini sono già condizionati da questo tipo di cultura, al maschile e al femminile. Quindi già a tre anni hanno subito, fra virgolette, il danno della cultura a cui appartengono, che li identifica con determinati stereotipi eh, di genere. Che possono anche essere poi coerenti in realtà con la, col proprio modo di essere, ma che comunque sono assolutamente culturali. Eh, e soprattutto che cosa c'è di particolare? Che non sempre vanno a valorizzare quello che è il dono intrinseco del nostro essere donne. Eh, Tant'è che eh, poi nell'epoca, chiamiamola più moderna, che cosa è successo? Che se una volta eh, rinunciando e sentendosi limitata la donna non osava eh, avere la presunzione di essere ambiziosa, di voler andare avanti, perché questo l'avrebbe fatta sentire in colpa, era eh, uno stigma sociale per una donna essere ambiziosa, ma come, che cosa vuoi fare? E alla donna veramente si vedeva sempre che l'uomo occupava delle posizioni più prestigiose di lei. Tant'è che magari sotto sotto le donne pensavano eh, sarebbe stato bello essere un uomo per fare delle cose mentre io non posso farle e devo rinunciare. Poi l'epoca moderna ha eh, autorizzato la donna a non avere il senso di colpa e questo ha creato in realtà un equivoco. Che cosa? Cioè, che la donna si è voluta impadronire e mettere dentro di sé il maschile e il femminile. Parliamo dell'epoca delle super donne. Ci sono dei libri molto divertenti sulle super donne, le super mamme, le super manager, che sono donne, e uomo, che sono donne travestite da uomo che prendono in prestito l'atteggiamento dell'uomo per spaccare il mondo, no? E ovviamente sono eh, fallimentari. Per cui ci viene in mente eh, nella storia la stessa Cleopatra, che eh, fu una grande leader fino a quando eh, esercitò il suo potere di donna, mentre quando si mise in battaglia perse perché, impossessandosi diciamo, delle armi maschili della battaglia, in realtà risultò perdente su quel fronte. Eh, e peraltro termino col dire che. A volte, eh, nel voler combattere questi stereotipi, in realtà noi li stiamo rinforzando, perché che io vada contro uno stereotipo, uno stereotipo o che io invece aderisca allo stereotipo stesso, prendo sempre quello stereotipo come punto di riferimento e quindi anche voler diventare delle super donne non è altro che un rinforzare lo stereotipo della debolezza della donna che deve contrastare, no? Eh, aggiungendosi un pezzo, anziché ritornando al dono originale e quindi rinforzando, e poi ne parlerò eh, più tardi, eh, rinforzando quello che ha in sé la sua specificità. Questa mattina ho partecipato a una intervista sulla nuova figura dell'open management e avevo um, davanti a me una dirigente delle risorse umane di una grande azienda e ragionavamo sul fatto che per l'appunto non sono le aziende a dover cambiare nei confronti delle donne, che sono le donne a dover cambiare nei confronti delle aziende, a dover cambiare atteggiamento nei confronti del lavoro portando avanti il dono e la consapevolezza del proprio appartenere al genere femminile grazie maria chiara molto interessante direi che ehm, la ricetta mia personale come dire è quella eh, di ricercare la propria autenticità cioè tra maschile no tra la nostra parte che se vuoi no Po maschile per esempio penso a me orientata magari all'obiettivo e quant'altro no la parte femminile io cerco di portare no eh, quella quella che è quello che è il mio valore quello che è la mia unicità quella che è la mia autenticità in una forma chiaramente in una ricerca di equilibrio che eh, probabilmente dura tutta la vita a seconda appunto delle circostanze che noi ci troviamo a vivere e là però, però andiamo appunto su fattori che dipendono da noi stesse, che non dipendono eh, dall'esterno. In realtà volevo spendere ancora qualche parola su quello che è il contesto esterno. Eh, lo stesso eh, Recovery Plan, che è appunto, eh, in via di, di discussione e quant'altro, ha dei capitoli dedicati proprio al, all'accelerazione eh, delle politiche che possono appunto favorire eh, la posizione della donna. Una posizione che anche durante il lockdown è stata difficile perché se ci pensate eh, sono stati colpiti eh, dei settori in cui eh, c'è una certa dominanza femminile. Pensiamo alla, al turismo, eh, pensiamo alla ristorazione, eh, pensiamo al mondo dello spettacolo. Quindi ancora una volta eh, le donne sono state eh, colpite e eh, due volte perché eh, in realtà sono rimaste anche molto impegnate in settori invece molto sensibili, quali per esempio eh, quello sanitario piuttosto che del commercio. Tant'è che eh, in generale la, la, la contaminazione e la, morta la mortalità da Covid ha una dominanza maschile, cioè più uomini sono stati contagiati e, e più uomini purtroppo eh, sono morti. Però eh, c'è da dire che nella fascia d'età pienamente lavorativa, che quindi va dai 25 ai 50 anni, eh, la cont il contagio femminile è superiore. Proprio perché le donne sono, sono state impegnate e sono tuttora impegnate in ambiti molto delicati, quindi infermieristico, piuttosto che appunto nei supermercati e quant'altro. E queste sono assolutamente delle, delle statistiche da, da prendere in considerazione in questa fase. Per cui eh, diciamo da dove partire, dove, quali leve toccare per generare un cambiamento. Uh, naturalmente uh, ci sono degli asset importanti. Uh, un primo asset è, rappresenta è, è, è rappresentato appunto dal fatto che uh, le donne devono sedere a, tavoli, ai tavoli di lavoro dove si decide, quindi avere una loro rappresentanza nei processi decisionali e questo a tutt'oggi manca. Ok, quindi nei tavoli importanti, parlo di uh, posizioni apicali in azienda, piuttosto che nei consigli di amministrazione, piuttosto che nell'ambito appunto politico, la presenza delle donne è ancora uh, molto, molto limitata. Eh, bisogna ulteriormente eh, rafforzare quella che è eh, la, una, una pianificazione fiscale eh, idonea e naturalmente investire eh, fortemente in quelle che sono le infrastrutture. Quindi che cos'è che può aiutare in qualche modo la donna a trovare questo equilibrio, questa autenticità eh, di cui parlo? Eh, sicuramente gli investimenti eh, nei servizi, stiamo parlando quindi di eh, nidi. Stiamo parlando di campus estivi, stiamo parlando della cura, luoghi appunto de, mh, per la cura della, degli anziani. Insomma, tutte quelle forme che possono in qualche modo, modo alleviare le donne. E naturalmente si tratta di qualcosa di sistemico, cioè non è che il bonus bebè. Uh, o un qualche il bonus dei visiter possano risolvere la situazione. Bisogna intervenire no, in modo strutturale e sistemico. In un periodo come questo, che è veramente molto turbolento, eh, per chi conosce un po' il VUCA, il VUCA no? descrive questo mondo che è volatile, turbolento, complesso. Ecco, in questa complessità, naturalmente... E bisogna eh, riuscire anche come dire, a, a, a destreggiarsi, a essere sostenute anche, eh, sostenuti anche incentivando quei meccanismi di eh, protezione sociale e, e del reddito. Ecco, quindi questi aspetti sono assolutamente cruciali e ci aspettiamo che davvero ehm, nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, nei prossimi anni, la direzione sia concretamente questa. Una nomina speciale per tutto il, tre, il tema della imprenditoria eh, femminile. Okay? Sia in fase di avvio che in fase di gestione le donne dovrebbero essere ulteriormente eh, aiutate. E eh, sicuramente eh, ci sono delle skills che, che chiaramente vanno potenziate, e, e ne parliamo tra poco. Però tutta la parte proprio di imprenditorialità è assolutamente importante. Una menzione anche a parte merita eh, l'accesso alla tecnologia digitale. E qui eh, non finiremo mai di spendere le nostre parole perché a tutt'oggi la situazione è veramente, veramente ehm, molto hm, deficitaria. Nel senso che ehm, le bambine o comunque l'orientamento a materie scientifiche, università che eh, hanno ambito STEM, quindi tutte le università scientifiche, ingegneria e quant'altro, ehm, l'accesso don delle donne è ancora, è ancora molto, molto limitato. E, e quindi chiaramente si tratta anche di un aspetto di educazione importante, di formazione anche, come diceva eh, Maria Chiara. Eh, tutta la parte che poi riguarda l'alfabetizzazione finanziaria: una donna su cinque, ha un, ha soltanto una donna su cinque ha un conto corrente intestato. Eh, capite bene che eh, bisogna, si, si guardano i numeri perché poi i numeri ci, ci danno la direzione, ci fanno capire eh, da che parte dobbiamo andare. Eh, per non parlare anche dell'intelligenza artificiale, qui stiamo parlando di competenze che nel futuro lo sono già, ma nel futuro lo saranno ancora di più, perché abbiamo visto proprio come l'intelligenza artificiale sia sempre più, più importante. E ehm, gli sviluppatori no, di questi sistemi, di queste applicazioni, sono quasi tutti maschi. Faccio un esempio che vale, vale per tutto eh, lo, lo smartwatch eh, piuttosto, ehm, piuttosto che appunto l'Apple Watch, il Samsung Watch, soltanto l'anno la, scorso hanno dovuto eh, diciamo, a, a avere un upgrade perché non avevano al proprio interno eh, delle eh, applicazioni che appunto riguardavano il benessere femminile. Uh, pensiamo soltanto appunto al calendario del, del ciclo e quant'altro, perché erano state sviluppate da tavoli di lavoro in cui erano presenti maschi, quindi riproducevano quei bias e quegli stereotipi di cui ci parlava prima uh, Maria Chiara, riportavano nel nell'algoritmo il loro uh, stereotipo. Ok. Si potrebbe dire lo stesso se chiaramente il tavolo fosse stato composto soltanto da donne. Quindi chiaramente la prospettiva è quella di gruppi di lavoro misti, inclusivi, ma in inclusivi davvero qui al di là appunto delle donne, inclusivi sotto tutti i punti di vista, per cercare di uh, mettere a terra tutte quelle che sono uh, le prospettive. Quindi questo è una, un aspetto assolutamente importante e, e sui tavoli di lavoro dell'intelligenza della eh, artificiale chiaramente eh, c'è il nostro futuro, quindi, perché chiaramente si definiscono i sistemi, quindi bisogna stare veramente veramente molto attenti. E, e quindi questo appunto è un aspetto molto importante. Ho citato e cominciamo a questo punto a parlare di ciò che dipende da noi. No, del potenziamento delle nostre soft skills, perché c'è una parte di noi che noi possiamo chiaramente controllare e che possiamo influenzare. Quindi lasciando perdere appunto il contesto esterno, eh, chiediamoci, ok, quali sono le competenze, quali sono quelle skills che mi possono servire e da cui devo partire? Per eh, iniziare, per ricominciare da capo, per continuare il mio percorso lavorativo, per eh, essere più brava in famiglia, quindi non soltanto in ambito professionale, ma anche proprio per essere eh, più relazionale anche con le mie amiche, con i miei amici, ecco, tutte le sfere. E allora qui uh, mi rivolgo ancora a Maria Grazia, a, me, a Maria Chiara. E, e le chiedo uh, che cosa uh, può dirci in termini di, di, di soft skills uh, rispetto appunto al nostro posizionamento professionale e non. Cosa sono le soft skill? Innanzitutto è interessantissimo che si chiamino soft perché richiamano proprio la donna morbide, competenze morbide. Eh, sono quelle competenze trasversali che attraversano qualunque altra competenza tecnica, no? hard skills, io so una cosa, faccio quella, approfondisco quella, insisto con quella, inizio con quella, finisco con quella. Le competenze soft sono la morbidezza, il fatto di poter andare, stare con tutti in maniera morbida. Cosa c'è di più femminile di questa parola? Quindi partirei proprio da questo dal fatto che, ehm, diceva Salomon, che è un autore proprio di, queste, di questi temi, sì, la donna che sei. Noi donne dobbiamo ripartire da cosa abbiamo dentro eh, e quindi dall'energia e dal messaggio che portiamo nel mondo e anche da altre capacità morbide che però dipendono da cosa noi ci raccontiamo di noi stesse. Partiamo dal presupposto che innanzitutto mh, anche la donna ha un lato naturalmente maschile. Eh, in termini ehm, archetipici si direbbe che se l'uomo va da eh, fuori, come vi ho mh, anticipato prima, cioè va verso il fuori e poi quando ha vinto, ha fatto le sue conquiste, mh, ha nostalgia della patria e vuole ritornare verso il dentro. Eh, pensiamo a Ulisse che su consiglio di una donna di Atena vinse la guerra di Troia e poi volle ritornare verso casa e ricercò, insomma, il ritornare verso il dentro. La donna, anche lei ha un maschile, ma non è lo stesso maschile dell'uomo. Il maschile della donna è quello che, si dice ehm, nelle teorie legate agli archetipi, dall'utero la porta verso le gambe cioè dal generare, dall'essere dentro, dall'intimità, la dovrebbe condurre verso il mondo. E quindi, tanto quanto l'uomo, quando ha completato la sua missione, ritorna verso casa, così la donna da casa invece la sua spinta maschile la porta verso fuori. Voi capite che è una declinazione che è esattamente l'opposto di quella che noi talvolta interpretiamo. Noi dobbiamo ripartire dal dentro, facendoci. Due domande mh, di base. Quali sono i messaggi che abbiamo ricevuto rispetto al nostro essere donne eh, e quali di questi messaggi ci hanno dato più forza come donne oppure ci hanno limitato e ci hanno fatto sentire più indebolite? Con una semplice domanda eh, come questa si hanno tante risposte, eh, ma vedete che le risposte poi rientrano in due categorie di base che sono... Chi sono io e di che energia sono portatrice? E come mi racconto la mia vita? Allora, dentro al chi sono io ci sono tante soft skill, tante risorse che noi donne abbiamo e che eh, spesso non sappiamo neanche di avere, o quando sappiamo di avere, eh, non osiamo portare avanti. E sono eh, molto da ritrovare. Mm, io lavoro tantissimo con le donne, sia nel campo della, della salute che nel campo aziendale. E eh, spesso e volentieri mi trovo a ricordare che la dote della donna, della femmina, è quella del pudore. Il pudore implica tantissime altre cose perché noi stiamo nel nostro dentro. La donna, quando ha figli, ma non solo quando ha figli, quando è donna. È tanto sola, ha il potere di poter ragionare, di poter meditare, di stare nel silenzio e grazie al silenzio far succedere le cose. Pensate alle donne di una volta, pensate ai film degli anni 50, dove le donne facevano succedere le cose. L'arte La, della seduzione non si basava sull'essere spudorati, ma sull'essere pieni di pudore esattamente l'opposto, si facevano succedere le cose. Quindi la modestia. Eh, nelle donne si parla di dolce attesa, che è una metafora, perché una donna, io mi dispiace molto quando sento le donne che ehm, dicono non so, ah, non ho combinato niente perché non ho avuto una famiglia, non ho fatto carriera, non ho avuto figli. Il dono della donna non è quello di produrre. Noi siamo comunque madri nel senso di... Generatrici di qualche cosa, noi siamo capaci di generare, abbiamo un'energia che genera, e nel generare eh, parliamo di dolce attesa. Questa è un'altra risorsa importantissima delle donne, cioè il saper aspettare che una cosa avvenga. Questa io credo che sia una delle risorse che dobbiamo veramente. Ehm, ricordarci di avere innata e di tirare fuori molto più di quello che attualmente la donna eh, è portata a fare. Ehm, dentro a questo saper aspettare c'è una volontà fortissima perché le donne sono dotate di una forza di volontà incredibile eh, che supera eh, anche a livello fisico a volte qualunque aspettativa anche su se stessa. Quando una donna vuole una cosa diventa veramente lì, sì, che diventa una super donna. Poi c'è tutta una parte di cosa io mi racconto di me. Questa è più legata ai modelli femminili. Eh, per tanti anni sono mancati dei modelli femminili, cioè tante donne eh, possono davvero dire di non aver avuto dei modelli femminili, intendo nel femminile. Eh, e quindi a volte la donna impara a raccontarsi se stessa e il proprio essere donna in modo sbagliato. E uno dei lavori che si fanno nella psicologia, sia in azienda che nella psicoterapia, è quello di insegnare alle persone a raccontare se stesse in un altro modo, dando un significato diverso alle azioni a cui magari potevano attribuire un valore negativo riraccontandosele. C'è proprio anche una branca della psicologia che si basa sull'autobiografia come metodo terapeutico. Il racconto di se stesso implica avere dei modelli, implica un'arte di relazione che è quella legata all'ospitalità. L'ospitalità è donna, saper accogliere, eh, saper gestire il vuoto e far arrivare qualche cosa che, mh, la donna, eh, riesce a creare, nel quale la donna riesce a creare accoglienza, riesce a creare calore e in ultima istanza ehm, riesce a far sognare l'ospite. Noi donne abbiamo il dono di sognare e di far sognare l'altro, di poter eh, far diventare le nostre fantasie realtà. E poi c'è un'altra e ultima cosa che direi dell'essere donna e della grandissima forza delle donne, che è il cerchio delle donne. Le donne insieme sono generatrici di energia, ci sono eh, migliaia di teorie, ma anche di ehm, forme di ehm, spiritualità, piuttosto che eh, comunità di donne, che hanno generato eh, grandi progetti. Pensiamo in India a quella donna, quella sarta, grazie alla quale è nata l'idea del microcredito. Questi gruppi di donne in India che si affidano no? eh, l'una all'altra e che a turno gestiscono i soldi di tutte per creare valore. Questa è una metafora eh, di quanto noi donne, veramente, se siamo su un livello ehm, di scambio eh, reciproco alla pari, possiamo generare ed essere veramente una forza incredibile. Quindi, io sarei per coltivare questi doni e dare un significato a questi doni su quello che è la missione della donna, di ciascuna donna, ovviamente ciascuna donna è diversa, no? però diciamo di quello che noi vogliamo portare poi nella vita, eh, nel mondo, nella vita degli altri, nelle nostre relazioni. Grazie, Maria Chiara. Direi appunto di fare un riferimento alla Professional Women Network che aveva citato prima Fabio, io sono infatti mentor insieme a un, un altro grosso gruppo di mentor eh, in Italia, c'è una sede a Milano e una sede a Roma, e eh, seguiamo per 6-8 mesi eh, delle altre donne, quindi supportiamo altre donne, eh, tendenzialmente più giovani ma non necessariamente, che chiedono un, un supporto nel loro insomma. Per quanto riguarda la loro, la loro professione e lo facciamo gratuitamente, quindi sono attività assolutamente volontarie. E viene fuori proprio la forza di donne a supporto di, di altre donne che eh, in qualche modo noi traghettiamo verso un certo, una certa consapevolezza di sé e, e, appunto, anche supportandole in termini di modello, no? Quindi io ho già vissuto, magari certe cose, posso fare da modello rispetto a chi um, certe cose non le ha mai vissute. Questi, questi circuiti sono assicura, sicuramente molto, molto importanti. Uh, a proposito delle soft skills, se pensiamo alle competenze che appunto il World Economic Forum ha uh, identificato per gli anni che, che verranno, uh, ricoprono sicuramente una veste fondamentale, un ruolo fondamentale, competenze come la creatività, l'intelligenza emotiva, l'innovazione e quant'altro. Perché? Perché come abbiamo detto prima, con il digitale che chiaramente ha sempre più una dominanza, tutti quei lavori che sono sono ripetitivi, operativi, eh, verranno via via, come è già, già successo nel passato, realizzato dalle macchine. Quindi tutto l'aspetto human, di cui chiaramente, come ci ha fatto capire Maria Chiara, la donna è portatrice, avranno e hanno un grande valore. Quindi sotto questo punto di vista dobbiamo cercare di eh, sfruttare il nostro vantaggio, ma non perché la popolazione maschile non sia capace magari di certe competenze, è vero che in tanti anni noi le abbiamo coltivate eh, queste, queste competenze. Si tratta certo di rafforzare alcuni aspetti di noi stesse, partendo ad esempio dall'autostima, quindi dalla capacità di credere in noi stesse, di eh, riconoscere esattamente quello che è il, il nostro valore, imparando anche eh, per esempio, a chiedere alle volte, non chiediamo o aspettiamo che le cose, magari semplicemente accadano. Comunque, non lavoriamo per farle accadere perché semplicemente non, non ci crediamo, non abbiamo il coraggio di eh, appunto, eh, autopromuoverci, no? di fare delle richieste. Quindi, questi aspetti sono assolutamente importanti del, dell'autostima. Poi eh, diceva anche appunto Maria Chiara la nostra naturale capacità di, di fare networking, lei l'ha chiamato no, circolo, insomma, cerchio delle donne, questa capacità naturale di creare connessioni tra di noi e con gli altri, quindi la nostra capacità di essere, di essere empatiche, di attivare dei network dal nulla eh, e di continuare a coltivare dei nostri network es esistenti. E questo è molto importante per, per la nostra professione, per la nostra affermazione. Quindi ehm, da tenere assolutamente eh, presente e eh, non trascurare eh, la, la connessione che noi abbiamo con gli altri, soprattutto per chi magari lavora appunto in eh, una posizione lavorativa dove la capacità di, di networking è fondamentale. E eh, collegate anche al networking, eh, per chi appunto anche sia è una libera professionista, un imprenditore, eh, sicuramente la capacità di fare personal branding. Quindi questa capacità nostra di capire chi siamo, capire eh, come ci posizioniamo rispetto agli altri e ehm, manifestare proprio questo posizionamento attraverso una nostra immagine reputazionale. Questo personal branding, branding naturalmente viene curato, viene gestito e eh, ci permette di eh, promuoverci e di portare, di creare valore in quello, in quello che, che noi facciamo. E eh, naturalmente eh, un, un, un posto speciale anche nel mio cuore occupa l'intelligenza emotiva, eh, perché appunto l'intelligenza emotiva è la capacità di integrare la nostra parte razionale. Quindi quella che guarda ai costi e ai benefici con la nostra parte eh, proprio emozionale, la nostra parte eh, relazionale a cui dobbiamo dare estremo valore. Per prendere delle decisioni, ossia quando noi prendiamo delle decisioni che siano familiari, che siano lavorative, dobbiamo cercare quanto più possibile di integrare la nostra parte razionale, più obiettiva, più logica, con la nostra parte eh, emozionale mantenendo questa naturale anche capacità di comprendere le emozioni. Mm. Le donne hanno una, questa, questa vulnerabilità, questa sensibilità, per cui riescono più facilmente a identificarsi con eh, le emozioni altrui, ad avere una alfabetizzazione: abbiamo parlato di alfabetizzazione finanziaria, parliamo anche di alfabetizzazione emozionale, mm. quindi, questa capacità, questa ricchezza di descrivere se, se, se stesse e gli altri, ed è proprio una caratteristica piuttosto che la capacità eh, di eh, cambiare laddove è necessario, quindi eh, cambiare i propri schemi anche eh, emozionali per prendere delle decisioni che siano congruenti, ma soprattutto, come dicevo nel video di lancio, eh, delle decisioni che eh, sono frutto di una intenzionalità. Quindi è vero che per certi versi siamo pressate eh, dalle, dalle situazioni che si verificano e quindi non siamo intenzionali, ma noi dobbiamo cercare di, di esserlo, quindi cercare anche di immaginare quelle che sono le conseguenze delle, delle azioni che mettiamo in pista. E poi sicuramente molto importante è anche la nostra eh, capacità di navigare queste emozioni. Quindi quando anche eh, ci sono delle situazioni eh, che si verificano, penso soltanto appunto alle situazioni anche che abbiamo vissuto di lockdown, ci siamo no, rimboccate le mani che abbiamo cercato di capire come portare soluzioni, come portare il, il, nostro, il nostro valore, navigando le emozioni che ci sono state magari portando anche eh, sicurezza a, a, alla, a, ai nostri lavori nostro Contesto che appunto era così turbolento in, que in, in questa fase. Purtroppo mi spiace ancora citarlo, ma tanto sono notizie che in questi giorni purtroppo eh, sono, sono chiare: insomma, il numero dei femminicidi purtroppo è aumentato, il numero delle violenze domestiche è aumentato, proprio perché c'è questa incapacità e noi ci spendiamo tantissimo anche per questo di gestire e navigare le proprie emozioni. Eh, L'alfabetizzazione emozionale dovrebbe avvenire nel, negli asili, no? quindi vedere che se c'è un bambino o una bambina che hanno delle difficoltà, che non sanno gestire la loro parte istintiva, eh, intervenire a 4-5 anni è diverso che intervenire a 50 anni. Okay, o a 25 anni, è una cosa molto diversa. Quindi davvero il nostro impegno deve esprimersi anche in, in, questo, in questo senso. E appunto la situazione di lockdown anche in questo caso eh, non ci ha favorito. Dobbiamo, grazie anche alle capacità di cui eh, Maria Chiara eh, ci parlava, cercare di mantenerci ottimiste. Uh, anche rispetto al nostro futuro, essere propositive, uh, farci venire delle idee e, e se lo desideriamo, se noi troviamo appunto questa forza, che è la forza delle donne, riusciamo a far davvero emergere aspetti di noi stesse che magari ci sorprendono, no? perché neanche eh, no? immaginavamo certe, certe cose eh, di noi stessi. Quindi questa capacità che è l'ottimismo di saper eh, guardare oltre il presente, mm? quindi riuscire a dare addirittura supporto. A, a se stesse, agli altri, alla famiglia, perché comunque ri, eh, proprio per le caratteristiche che ci descriveva Maria Chiara eh, mh, siamo sempre un punto eh, di, di riferimento eh, fondamentale. Senza mai naturalmente perdere l'obiettivo o comunque cercare di, 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 di fare in modo che se lo abbiamo perso fare un punto nave e cercare di recuperarlo senza mai scoraggiarci, eh, utilizzando anche quella che appunto viene definita empatia. Mm. Uh, L'empatia che l'abbiamo tra l'altro dimostrata anche molto sul digitale, perché no, ce la siamo cavata, ma empatia che è la, che è la capacità proprio di um, capire comprendere quelle che sono le emozioni degli altri. Uh, questa cap capacità, tra l'altro, di uh, generare consenso, perché laddove siamo empatiche, da, laddove riusciamo veramente ad esercitare la nostra leadership, e anche questa è una competenza molto importante per il futuro, noi riusciamo davvero a avere successo, a um, manifestare le nostre potenzialità, a diventare veramente quello che ci immaginiamo e a trasmettere uh, queste caratteristiche anche alle generazioni future. Eh, io ho due figlie, cerco, mi, mi auguro per loro davvero che eh, il loro futuro, davvero che no, come dice eh, Kamala, non sono l'ultima. Io vorrei che appunto ehm, il mondo proseguisse proprio in, in questa direzione, che i dati che vi ho dato all'inizio eh, davvero eh, potessero davvero ave avere un'accelerazione un importante. Ecco, tutti questi aspetti, eh, tutti, tutte queste caratteristiche di, di cui abbiamo parlato sono caratteristiche che eh, nei prossimi anni sa saranno veramente molto, molto importanti. Quindi dobbiamo davvero cercare di potenziare eh, tutti, tutte queste eh, caratteristiche, che tra l'altro sono molto, molto naturali per, no, molto naturali per noi, e eh, cercare davvero di, essere, eh, di avere una responsabilità in questo senso, quindi di mantenerci impegnate, non soltanto rispetto alla nostra famiglia ma anche proprio al, al, rispetto all'umanità intera perché abbiamo tanto 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 da donare quindi questo è, è il valore che noi eh, davvero eh, vogliamo portare non so se maria chiara volevi ehm, suggellare il tuo intervento con sì um, mi hai fatto venire in mente una cosa diciamo che ho imparato facendo soprattutto negli ultimi anni tanta consulenza individuale, dopo no? essere stata formatrice per tanto tempo. E, mh, mh, ho avuto tanti, tanti colloqui con delle mh, donne molto valide e mi sono accorta di una cosa. Noi donne tendiamo sempre naturalmente all'autocritica, al cercare che cosa non va. Siccome ci insegnano eh, spesso, e questa è mh, diciamo, la conseguenza dello stereotipo no? al femminile, che il nostro successo dipende dal successo delle nostre relazioni, eh, quando una relazione non va, amicale, familiare, lavorativa, tendiamo sempre a chiederci cosa ho sbagliato io, io eh, devo migliorare questo, devo sistemare quell'altro. Dal fuori al dentro può essere l'estetica, il carattere, siamo un cantiere, sempre lavori in corso. Ecco, posso dire sinceramente che tante volte è sbagliato, è sbagliato perché poi quando una persona, io scherzando eh, all'università, quando vedo mh, ci sono delle ragazze brave, belle, buone, no? dico le tre B, ecco, c'è anche tanta invidia eh, nei confronti delle donne e credo che spesso bisognerebbe che noi donne fossimo orgogliose di noi stesse e basta cioè se noi impariamo a conoscere il nostro valore ma non sto parlando in generale nel particolare ogni persona ha i suoi limiti però ha anche delle risorse se noi ci conosciamo ehm, siamo un po' meno soggette a perdere tempo nell'autocritica inutile quando magari nella vita se una donna eh, è brava, bella e buona, può succedere, anzi, succede spesso, molto più spesso di quello che non ci diciamo. Eh, è anche soggetta all'invidia e quindi non deve migliorare proprio niente, forse deve solo affermare se stessa con un po' più di orgoglio e dire: Mi dispiace per voi, ma questo è il bello di essere una donna come sono io, eh, perché questa è un po' la rovina delle donne. Poi ci si arriva io a 50 anni, quindi. Diciamo, Non sono vecchia ma sono matura e ci si arriva ovviamente da grandi, no? eh, però quando si è giovani credo che le donne, noi donne perdiamo tantissimo tempo in insicurezze inutili. veramente Se ci insegnassero un po' più di eh, spavalderia non sarebbe male. Assolutamente vero Maria Chiara, infatti è anche la nostra uh, mania no? di, di perfezionismo, perché se non è tutto perfetto noi non ci muoviamo. Invece molto spesso eh, gli uomini, anche se non hanno tutte le competenze, si buttano in marcheggio da bambini, sono così no? anche nei loro giochi, nel loro modo di, di, di essere, di rappresentarsi e quindi mh, di fatto il perfezionismo ci blocca, no? perché se non è tutto perfetto io, io, io non parto. In realtà uh, dobbiamo anche accogliere l'errore. quindi Uh, ipotizzare anche che magari il primo passo non è proprio perfetto ma poi lo aggiustiamo uh, in corsa quindi ecco imparare ad accettare anche uh, gli errori mh? Uh, accettare anche che noi stessi possiamo sbagliare impar imparare a perdonarci anche laddove abbiamo commesso degli, degli errori e, e imparare a capire che quando comunque anche si sperimenta qualcosa di nuovo l'errore no, fa parte del, del pacchetto quindi ehm, altrimenti diciamo non, 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 non si proverebbe nemmeno. Per cui anche ci sarebbero veramente ancora tanti, tanti aspetti da, da sottolineare. E io comunque ecco, siete tantissime, vi invito davvero a, a ripensare a tutto quello che, che stasera eh, ci stiamo dicendo, a, anche a personalizzare eh, sulla base delle vostre attitudini, sulla base delle vostre professioni, eh, sulla base delle vostre passioni e per, per tutto quello che è la vostra storia e davvero speriamo che eh, io e Maria Chiara in questo tempo che, che abbiamo trascorso, insieme eh, siamo riusciti a, a trasmettervi l'idea non di un'autoreferenzialità anche se siamo soprattutto donne ma ecco di inclusività quindi di aprirsi un, con una, un pro, una prospettive eh, un'idea proprio di inclusiva in cui l'altro sia ricompreso proprio eh, nella nostra nella nostra progettualità ecco questo è un aspetto anche eh, importante e, e rafforzare anche il nostro impegno in tutto quello che, che ci circonda rispetto all'intera all'intera umanità io so che Fabio aveva una chiusura vuoi fare sì 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 assolutamente io vi ringrazio perché comunque è stato un tema che avete trattato e sviscerato molto molto bene eh, peccato, tu avevi qualche domanda per noi Fabio ma vediamo se qualcuno ha qualcosa da, da dire, lo leggiamo in chat. Ehm, altrimenti, altrimenti... Io vi, vi, comunque vi anticipo che il 10 febbraio avremo un po' un inizio di questo percorso di, di formazione a cura di Mariana Del Bello, che l'ha progettato, lo erogherà, per cui... Domani stesso riceverete una mail con tutti i dettagli. Adesso non sto a dilungarmi eh, su questo tema, eh, non vedo domande. Eh, magari se qualcuno, se qualcuno vuole partecipare e fare qualche domanda, io e Maria, anche qualcosa che vi ha colpito. Ecco, ci dispiaceva, ecco, lasciarvi perché poi non, vi, non, non possiamo vedervi no? e non possiamo interagire, quindi magari era anche. Interessante poter ricevere qualche vostra domanda. Ecco qua, Sonia Pestelli. Salve, posso? Certo, Sonia. No, non... Adesso c'è Ilaria. Allora, Ilaria, scusa, sì, prego. Salve. Eh, la mia non è una domanda quanto proprio una osservazione e constatazione eh, legata a... Alla, alle super donne delle quali si parlava <ride> prima, eh, giusto perché io sono madre da, da poco, da neanche un paio d'anni, e mi sono ritrovata a pensare, cioè, ho visto me stessa tra gli impegni lavorativi, il bambino, la casa, eccetera, eccetera quasi quasi insomma volevo mettermi come fotoprofilo Wonder Woman ma veramente perché <ride> di questo si tratta però sono anche arrivata a pensare che eh, anche basta nel senso non per forza dobbiamo essere eh, legate a, questa, a questo ideale no? di, di riuscire sempre a fare tutto cioè Abbiamo anche noi un po' diritto a, di, eh, a dire eh, a, a, a dirci anche che in certi momenti siamo deboli, deboli e non ce la facciamo. Dire: basta, oggi, eh, oggi non ce la faccio, oggi, oggi non mi sento Wonder Woman. Quindi volevo ringraziare per aver messo anche insomma, in evidenza questo, questa cosa qua. Che a volte sì, può essere un ideale, però a volte in realtà. Non ci aiuta perché è una figura che, alla quale vor, aspiriamo, però quando una non riesce, poi magari si sente un attimino in difetto. Tutto qua. Volevo solo fare questa precisazione. Grazie Ilaria, non so se Maria Chiala voleva sì. risottolineare. Allora, qualcosa Ilaria, ti sulle super donne. Di... Le super donne e super mamme ti consiglio di leggere un libro molto divertente di una blogger che ha un blog, si chiama La staccata, ma nel senso di Senza tacchi, E ha scritto un libro che a me avevano regalato quando sono rimasta, mamma, quando sono rimasta incinta, quando sono diventata mamma. Che si chiama appunto Le Mamme non mettono i tacchi e parla di tutte le tipologie di supermamme. Questo per dirti che eh, appunto la supermamma è esattamente l'opposto dell'essere donna, perché la donna materna è proprio quella che, come dici tu, dice adesso basta, sto tranquilla, è capace di tenere, non deve per forza entrare nel mondo. Di, del pushing, no? dell'uscire, del fare, 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 dimostrare eccetera, conciliare tutto. D'altronde, la maternità ci costringe a stare ferme a casa e ad avere qualcuno che dipende completamente da noi, e nessuno ha mai detto che non bisogna farlo e che non bisogna fermarsi per nutrire in senso anche metaforico coloro che dipendono da noi. No? Quindi questo concetto di super donna in realtà è, è un appiccicare alla donna un maschile che non le appartiene e quindi è molto stancante, direi fallimentare. Grazie. C'era un'altra domanda da Sonia? Eccomi, buonasera. Ecco. Ringrazio questo webinar perché è veramente un webinar al maschile e al femminile, perché nel darsi un interrogativo così grande e oneroso, questa è la forza delle donne, presuppone l'essere davanti a noi che non c'è e quindi il maschio. La domanda quindi è più pertinente al maschio che alle donne. Cioè io parto da una formazione, non sono una formatrice brava come voi, non faccio webinar sulla managerialità al femminile, sono, parto da come una psicoanalista vede e come una psicologa poi e psicoterapeuta affronta i legami fra donna e uomo. Quindi trovo molto interessante questa apertura verso l'altro che è vero che noi donne siamo forti e rafforzate, ma lo, sia, lo siamo sempre comunque nella minaccia e nella avversità costante che abbiamo nella dialettica fra uomo e donna, a parte che ora nel, insomma, nella parte relazionale non c'è solo il rapporto maschio-femmina, ma siamo aperti anche a tutte le altre coniugabilità, diciamo, queste nelle relazioni sentimentali e comunque anche nelle relazioni che hanno a che fare quindi con la sfera non solo familiare ma lavorativa, dobbiamo sempre interrogarci su queste eh, diciamo ferite, lesioni che nel nostro eh, diciamo genoma portiamo, perché in effetti la donna è sempre stata eh, comunque soggetta eh, alla... Marianna, ti stai annoiando? No, no, ti sto ascoltando con interesse. Ah, ma vedo che la tua postura non era no. più come quella prima, molto vivace e soadente. No, no, ti cioè, sto ascoltando, perché, sono assolutamente... Credo che sarai molto stanca, alle 7.30 lo siamo tutte. Però ecco, io invito a pensare che comunque la parte maschile non ci dà molti aiuti. Dobbiamo mm. sempre passare, pensare che è una forma nostra di antagonismo, ma quello abbiamo già dentro di noi, perché purtroppo non ce lo possiamo negare. Quindi la forza delle donne è questo, ammettere che noi siamo delle combattenti, non siamo in trincea, però spesso siamo combattenti con noi stesse, quindi con l'altra parte che è il femminile e non il maschile, perché le, il maschile è lontano da noi, ci visiona, ci guarda, ma non ci appartiene. Quindi abbiamo coscienza in questa intelligenza emotiva nostra che comunque quando ci presentiamo in un colloquio lavorativo e ci troviamo un maschio che ci guarda, ci raffronta, ci diciamo tende anche una mano, dobbiamo sempre chiederci cosa vuole l'altro da noi. Come in questo momento io mi sono chiesta perché tu avevi un movimento che declinava e Che non era partecipativo come lo eri quando offrivi invece tutta la tua eh, capacità di parlare, eccetera, 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 eccetera. Me ascolto, Sonia, grazie. Il nostro grazie. corpo ci dice molto, e la dottoressa Chiara Talamo è molto brava. Vista la sua formazione, che è non solo una psicoterapeuta, ma anche nella parte che, eh, diciamo, è verso l'altro, verso la portatrice di quelle che sono le capacità che ha di muovere negli altri le loro capacità nel mondo. Gli altri sono non solo donne, ma sono anche uomini. Cioè, quindi, amiamo la nostra debolezza. Io proporrei questo, non la nostra forza. Perché per andare incontro alla nostra forza dobbiamo passare da un tunnel molto stretto che sono le nostre esperienze dolorose, il nostro parto, i nostri figli, tutta la nostra diversità e accettiamo insieme alla diversità dell'altro questo amore e questo poggersi. verso. Grazie Sonia, grazie del tuo contributo che ci ha valorizzato molto tutto il contenuto del, del webinar. Do la parola a Fabio che so che voleva concludere. Eh, sì, eh, volevo concludere con, in modo molto inusuale. Proprio in questi giorni mi hanno regalato un libro. Esatto. Un eh, parla Isabella Allende, insomma, è un'autrice che amo parecchio, amo molto. Eh, parla di, di, di emarginati, parla molto di donna. Parla, in, questo, in questo libro proprio eh, sviscera il tema, lo fa con grande ironia, parla di vizi, virtù. Eh, ma anche di, di speranza e a questo proposito ho pensato di leggervi veramente due righe che mi hanno colpito e spero siano di buon auspicio per tutti. Secondo il Dalai Lama l'unica speranza di pace e prosperità è nelle mani delle donne occidentali. Credo che le abbia individuate tra quelle che hanno più diritti e mezzi, ma io non escluderei il resto delle donne del mondo. È un compito che spetta a tutte. Per la prima volta nella storia ci sono milioni di donne istruite con accesso alla sanità. Informate, connesse tra di loro e pronte a cambiare la civiltà in cui viviamo. Non siamo sole, molti uomini si sono aggiunti, quasi tutti giovani, i nostri figli e i nostri nipoti. Questa è l'era delle nonne baldanzose e siamo il settore in più rapida crescita della popolazione. Siamo le donne che hanno vissuto a lungo, non abbiamo niente da perdere e per questo non ci spaventiamo, tanto facilmente. Possiamo parlare senza peli sulla lingua perché non vogliamo competere o compiacere nessuno né essere popolari. Conosciamo l'immenso valore dell'amicizia e della collaborazione. Siamo preoccupate per la situazione dell'umanità e del pianeta. Si tratta solo di metterci d'accordo per dare un enorme scossone al mondo. E con questo io vi saluto e vi do appuntamento ai prossimi eventi. Grazie Maria Chiara, grazie Marianna e grazie, grazie. A tutti. grazie a tutti voi, anche a coloro che sono intervenuti. Grazie.